Don Vittorio Sinopoli di San Salvatore e Lauro di Roma. Buongiorno Don Vittorio. Buongiorno, ben trovato. Don Vittorio, la festa di San Giuda Taddeo, ma partiamo proprio da chi è San Giuda Taddeo? Bene, se dovessimo in qualche modo definire San Giuda Taddeo, anzitutto appare più che doveroso sottolineare che egli fa parte della schiera dei dodici, ossia degli apostoli, e quindi scelti direttamente dal Divin Maestro Gesù. Si chiama Giuda Taddeo proprio perché Taddeo denomina e dà un significato alla sua magnanimità. Significa appunto colui che ha il cuore buono, magnanimo. E senz'altro i dati, partirei proprio da lì, in qualche modo biografici, denotano una certa strettissima familiarità con appunto Gesù, il Messia, appunto perché il padre di Giuda Taddeo, Alfeo, era fratello di San Giuseppe, mentre la madre di Giuda Taddeo, Maria di Cleopa, era cugina di Maria Santissima. Troveremo Maria di Cleopa insieme alle altre due donne, quindi le tre donne, ai piedi dell'agonia di Gesù sul Calvario, prima appunto della sua morte. Senz'altro Giuda Taddeo si caratterizza soprattutto per la sua, come gli apostoli senz'altro, per la sua tenacia nell'annuncio. Gli apostoli, dopo i fatti pasquali e post-pasquali, e quando dico questo mi riferisco al mistero di Gesù, la morte, la passione, la morte, la sepoltura, la risurrezione, ecco, dopo i fatti della risurrezione, Giuda Taddeo e gli apostoli, tutti loro, quando hanno veramente l'esperienza viva di Gesù risorto, ecco, iniziano l'annunzio. E Giuda Taddeo inizierà ad annunciare dapprima in Galilea, lui era di Cana di Galilea, poi si sposterà in Samaria, in Libia e nell'Armenia. A testimoniare ancora di quell'annunzio ci sono parte dei suoi resti mortali, parte delle reliquie anche presente proprio nella tua chiesa, quella di San Salvatore in Lauro, dove andremo tutti quanti dopo la pubblicità. Il 28 ottobre è la festa di San Giuda Taddeo. Noi ne stiamo parlando con Don Vittorio Sinopoli di San Salvatore il Lauro. Don Vittorio, il 28 c'è la festa, siamo nel triduo, nei preparativi della festa a San Salvatore. Come state celebrando questi giorni? Beh, ogni anno appunto in preparazione a questa festa liturgica ci si prepara appunto con un triduo previo che è già iniziato appunto mercoledì. Terminerà appunto sabato con la celebrazione in parrocchia alle 16.30 presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Stagliano, e poi subito dopo la celebrazione in processione ci dirigeremo verso la Basilica di San Pietro, dove appunto occorre anche qui sottolineare che lì in Basilica, sul transetto sinistro, l'altare di San Giuseppe, c'è proprio lì l'urna che contiene le reliquie dell'Apostolo. Paradossalmente diciamo che nella nostra parrocchia in San Salvatore in Lauro sono custodite anche reliquie appartenenti all'Apostolo, ossia un avambraccio e parte della cassa cranica. Vogliamo allora muoverci insieme a Simone Nestori, che ha realizzato questo servizio proprio a San Salvatore in Lauro, che noi siamo abituati a considerare come la casa di Padre Pio a Roma, ma che appunto, come ci diceva Don Vittorio, conserva anche le reliquie di San Giuda Taddeo. Guardiamo. All'interno del santuario mariano di San Salvatore in Lauro si custodisce l'insigne reliquia dell'Apostolo San Giuda Taddeo. San Giuda Taddeo è cugino di Gesù, ha dato la sua testimonianza nell'Asia Minore ed è morto probabilmente, sicuramente martire, bastonato. All'interno di questa chiesa vengono custodite le reliquie dell'Apostolo, abbiamo una reliquia del braccio e un frammento della scatola cranica.
Le reliquie ci sono state tramandate nel corso dei secoli perché precedentemente era presente una piccola chiesa dedicata appunto all'Apostolo Taddeo. È stata costruita successivamente questa chiesa che attualmente vediamo oggi e le troviamo appunto in questa cappella, entrando sulla destra, la seconda esattamente. Il 28 di ottobre sarà la memoria dei santi Simone e Giuda e dopo la Santa Messa si partirà con una processione, una solenne processione alla volta della Basilica di San Pietro, perché all'interno troviamo la tomba dell'Apostolo Taddeo. Il Santo Apostolo Taddeo porta un nome tra virgolette scomodo, Giuda. Spesso si associava a Giuda Iscariota, il traditore. Poi successivamente, dopo il III secolo, si è estesa la sua richiesta di intercessione e protezione. Don Vittorio, San Giuda Taddeo, come viene rappresentato nell'iconografia? Sì, l'iconografia lo rappresenta in questa maniera. Tiene in mano il libro dei Vangeli e quindi la parola di Dio, di cui lui è stato senz'altro annunciatore, nonché testimone sino appunto alla morte. E poi tiene in mano l'alabarda, che appunto è questo bastone con il quale, diciamo, è stato martirizzato. Le motivazioni del martirio sono state perché insieme a Simone lo Zelota furono indotti nel Tempio del Sole ad abiurare alla fede cristiana e aderire alle divinità, nonché la dea Diana. E si attesta dalle agiografie come il santo Giuda Taddeo abbia appunto a questi pagani, perché alcuni grazie alla sua predicazione aderivano alla fede, altri, agguerriti di questa conversione che in maniera più che mai tempestiva avveniva, e in qualche modo appunto li condussero in questo Tempio del Sole per abiurare. Senz'altro Giuda Taddeo appunto risponde che non avrebbero mai e poi mai potuto rinnegare la fede nel Nazareno, in Gesù, e quindi erano pronti ad essere uccisi, tant'è che il martirio avviene in una maniera più che mai disumana. E quindi in qualche modo la rappresentazione agiografica lo rappresenta con queste due realtà che sono la parola di Dio, l'annuncio, e la testimonianza martiriale con l'effusione del sangue attraverso appunto questa alabarda. Strenuo annunciatore della parola, San Giuda Taddeo ha ancora molto da dire e voi ne siete testimonianza a San Salvatore in Lauro. Le persone, i fedeli che vivono la novena, che vivono la festa e che pregano anche dinanzi alle sue reliquie, che cosa cercano? Per che cosa lo invocano? Sì, più che altro numerosissimi fedeli accorrono da diverse parti. Devo dire che, da quella che mi costa come esperienza anche mia, di prima mano, devo dire che tanta gente, tanti turisti, vengono proprio per venerare il santo. Paradossalmente dovrebbero essere più orientati su San Pietro. Invece, ecco, potremmo dire che se per noi italiani, dico nella pietà popolare, San Pio, ad esempio, è il santo tra i più invocati in qualche modo, per molti turisti, anche russi, ecco, c'è questa devozione. L'invocazione del santo verte soprattutto un po' per le cause più disperate, per problemi di salute, di malattia e anche per problemi finanziari. Credo che forse un po' gli italiani dovremmo ricorrere maggiormente a questa intercessione, un po' per anche problemi che, è vero, oggi incutono più che mai l'economia, ecco, del nostro Stato, nonché della nostra Italia. Ma a parte questa realtà, ecco, credo che l'invocazione del santo verta soprattutto, così come per tutti i santi, è soltanto per un discorso più che mai connotato da fede, perché il santo, il martire, l'apostolo che sia, senz'altro ha un unico fine, quello di aderire come loro, come lui, a Cristo, perché l'unica verità, l'unico fine, l'unica meta alla quale tutti dobbiamo anelare e desiderare. Grazie, grazie Don Vittorio. Buona festa a tutti quanti voi. Grazie. E in questa giornata di fine, quasi fine ottobre, il nostro pubblico non sa più come vestirsi, se venire col cappotto, con le maniche corte. Quindi andiamo a vedere anche quest'oggi che tempo farà.